Questo è Human of No Profit, il podcast ufficiale del Festival del Fundraising prodotto da Mentarossa Comunicazione. Oggi apriamo le danze con Stefano Malfatti, direttore della comunicazione e raccolta fondi di Istituto Serafico Assisi, nonché presidente dell'associazione Festival del Fundraising. Quindi sono qui proprio con il padrone di casa. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi e bentrovati. Prima di partire con le domande, mi farebbe piacere avere da te una battuta su questo festival, su questa nuova edizione, visto che siamo proprio in apertura. 17ª edizione, siamo in attesa dell'arrivo del grosso dei nostri partecipanti. Ogni anno i numeri crescono e quindi di questo non possiamo che essere soddisfatti, felici, entusiasti e contenti, però questo ci sprona a cercare sempre di approfondire tutte le tematiche che il fundraising porta con sé e a renderle fruibili per chi ci guarda da lontano e trova in questi 3 giorni l'occasione di essere presente per condividerle queste cose. Quindi li aspettiamo con ansia. Bene Stefano, facciamo un punto sulla sanità e la raccolta fondi. Quali sono secondo te le prospettive che abbiamo davanti? Ma la sanità è il mondo che di per sé a livello internazionale e nazionale riesce ad intercettare sempre risorse significative. È grande il bisogno perché chi è toccato da un problema di salute, di assistenza sociale, anche di ricerca scientifica, che sono un po' i mondi che gravitano attorno alla sanità, è sempre una persona molto attenta a queste dinamiche, che ha voglia di contribuire un po' perché ha toccato magari su di sé o alle persone che ha accanto questo tema della salute, quindi ha voglia di intervenire, da un lato. Quindi grande slancio nell'ambito dei donatori. Però c'è anche tanto bisogno, soprattutto a livello nazionale. Abbiamo una sanità che soprattutto post-Covid, ma non solo post-Covid, ha grandi necessità di sviluppo, ha grandi necessità di nuove assunzioni, di nuove tecnologie, di nuove apparecchiature. Quindi la sanità per me è un mondo che è assolutamente interessante per poter coniugare delle dinamiche di sviluppo della raccolta fondi. C'è grande interesse e vedo spazi significativi in questa direzione. C'è grande slancio e questo slancio lo vogliamo assecondare anche grazie alle tematiche legate al mondo della salute che tratteremo al festival. E quali sono i vantaggi, ma soprattutto gli ostacoli che tu vedi più chiari in questa situazione? Beh, il vantaggio è un po' quello che dicevo, c'è un terreno fertile, c'è un'attenzione alta da parte dei donatori. Il mondo della sanità attrae donazioni particolarmente significative, perché è vero che c'è il gesto dei 10 euro, dei 20 euro, ma la sanità di per sé richiama donazioni particolarmente significative. Ad esempio tutto il tema dei lasciti testamentari è molto legato al tema della sanità e il lascito testamentario arriva sempre con donazioni particolarmente significative. L'altra parte di sviluppo è data proprio dal fatto che c'è grande bisogno. Mi viene in mente il tema delle assunzioni. Mancano medici, mancano infermieri in maniera significativa. Le dotazioni sanitarie, soprattutto in ambito nazionale, richiedono un ammodernamento significativo. C'è spazio per trovare risorse. Ci sono donatori che aspettano di essere avvicinati con tematiche legate alla salute. E c'è un grande bisogno, ci sono cause, ci sono casi da poter richiamare l'attenzione esattamente su questo e poter trovare un punto di unione tra questa che è la volontà del donatore e l'esigenza del mondo della salute. Certo. Senti Stefano, tu hai una grande esperienza in questo settore e immagino che avrai raccolto anche tantissimi ricordi e tantissime insomma storie da raccontare. Raccontaci quella che a cui sei più legato. Ma le storie che ricordo più volentieri è quando finalmente si coniuga l'opportunità di incontrare il donatore di persona, donatore o la donatrice di persona, poterli guardare negli occhi, poter ascoltare i loro di problemi, perché noi raccontiamo spesso i problemi delle nostre organizzazioni per risolvere i quali andiamo a cercare le donazioni, però molto poco spesso siamo predisposti ad ascoltare le loro istanze e i loro problemi. Quando qualcuno si avvicina a noi, non ci dimentichiamo che la scelta per la nostra organizzazione l'ha già fatta e quindi viene a proporci un altro tema di dialogo, molto spesso un problema. Ho anch'io questa malattia addosso, non so a chi rivolgermi, ho bisogno di un aiuto, non so chi me lo dà, io che sono stata e sono vicina a voi con la mia donazione. Posso aspettarmi qualcosa da voi? Ecco, la dinamica della relazione, dell'ascolto è sempre quella che secondo me deve prevalere
nella dinamica della raccolta fondi, e sono anche quelle che ricordo più volentieri. Ricordo i volti, ricordo le storie, ricordo anche qualche discussione, qualche negoziazione inevitabile nel momento in cui si va a trattare anche una donazione, ma è sempre una cosa rivolta al bene che puoi fare, quindi questo ti dà grande slancio e grande motivazione. Ora ti faccio arrabbiare. Vai. Cosa rispondi a chi ti chiede quanto della mia donazione serve alla causa e quanto alla copertura dei costi di produzione? Tendenzialmente di pancia tenterei di non rispondere, perché è una domanda mal posta. Proverei a spiegare che è una domanda mal posta, nel senso che quando investi, perché quando si fa una donazione particolarmente significativa, di fatto si fa un investimento per un bene futuro. Quando tu investi per il bene, ti devi preoccupare di dove approderà quel denaro, di quale problema contribuirà a risolvere, quali persone, quali famiglie dietro quella donazione riusciranno a uscire da una situazione di bisogno e di disagio. Questa è una bella domanda da farsi. Sapere il nome della persona o delle persone verso le quali quella donazione arriverà. Questa è una bella domanda, questa è una buona curiosità. Domandarsi quanto di quella donazione sarà investita per i costi del riscaldamento piuttosto che per pagare un centralinista non è una domanda ben posta, anche perché sia il riscaldamento sia il centralinista sono comunque funzionali a far lavorare meglio una struttura nelle condizioni migliori e quindi a offrire il servizio migliore che può servire ai nostri destinatari. Certo, è una macchina comunque che deve girare, no? Si deve ruotare. Senti, in chiusura, le qualità più importanti di un fundraiser secondo te? Le qualità più importanti secondo me sono sostanzialmente due: l'ascolto e la relazione, di cui abbiamo già parlato. Devi saper intercettare al volo anche l'istanza del tuo interlocutore. È curiosità? È domanda? È approfondimento? È emozione? Ecco, se tu nel costruire questa relazione riesci a interpretare al meglio l'istanza del tuo interlocutore, hai un'ottima qualità come fundraiser. E poi devi avere anche talento nel saper chiedere. Arriva un momento in cui la relazione è costruita, è avviata, e a quel punto devi avere il coraggio di chiedere, aspettandoti dei no o aspettandoti anche il fatto che molto spesso non ti viene dato del denaro, ti viene dato tempo, disponibilità, visibilità, professionalità, tutto che può servire a rendere migliore il nostro servizio. E quindi il fundraiser deve essere da un lato pronto a chiedere e a ricevere la disponibilità che riesce a intercettare. Beh, questo serve nel mondo del fundraising, ma anche un po' in tutti sempre, gli altri, proprio nella vita, no? Assolutamente, direi. Assolutamente. Grazie mille Stefano per la tua disponibilità, complimenti per questo festival e io ti saluto. Grazie a voi, a presto.